A mio padre gli venne improvvisamente una colica. Si alzò, andò dallo zingaro chiedendogli educatamente, in tedesco, «Scusate, potete dirmi dove si trovano i gabinetti?» Lo zingaro lo squadrò a lungo, dalla testa ai piedi, come se avesse voluto convincersi che l'uomo che gli rivolgeva la parola fosse un essere in carne e ossa, un essere vivente, con un corpo e con un ventre. Poi, come improvvisamente risvegliato da un lungo sonno, allungò a mio padre uno schiaffo tale che lo fece cadere per terra. Mio padre tornò carponi al suo posto. Io ero rimasto pietrificato. Cosa mi era dunque successo? Avevano picchiato mio padre davanti ai miei occhi e io non avevo battuto ciglio. Avevo guardato e avevo taciuto. Ieri avrei affondato le mie unghie nella carne di quel criminale. Ero dunque così cambiato. Così in fretta. Il rimorso cominciava a tormentarmi. Pensavo solamente, non li perdonerò mai. Mio padre doveva avere intuito tutto e mi sussurrò all'orecchio, non fa male. Sulla guancia ancora il segno rosso della mano. Tutti fuori! Una decina di zingari erano venuti ad aggiungersi al nostro guardiano. Manganelli e fruste schioccavano intorno a me, i miei piedi correvano da sé, cercavo di proteggermi dai colpi stando dietro gli altri. Un sole di primavera. In fila di cinque! I prigionieri che avevo visto la mattina lavoravano lì accanto. Nessun guardiano vicino a loro, soltanto l'ombra del camino. Intorpidito dai raggi del sole e dai miei sogni, sentii che mi tiravano per la manica. Era mio padre. Avanti, caro. Si marciava, si aprivano delle porte, si chiudevano. Si continuava a marciare fra i reticolati elettrici. A ogni passo un cartello bianco con un teschio nero che ci guardava. Una scritta. Attenzione, pericolo di morte. Ironia. Non c'era qui un solo posto dove non si fosse in pericolo di morte. Gli zingari si erano fermati vicino a una baracca, furono sostituiti dalle SS che ci circondavano, rivoltelle, mitra, cani poliziotto. La marcia era durata mezz'ora. Guardandomi intorno mi accorsi che i reticolati erano dietro di noi. Eravamo usciti dal campo. Era una bella giornata d'aprile, profumi di primavera aleggiavano nell'aria, il sole calava verso occidente. Ma appena dopo pochi passi, vedemmo i reticolati di un altro campo, un cancello di ferro con su scritto in alto «Il lavoro rende liberi. Auschwitz». Prima impressione. Era meglio di Birkenau. Degli edifici di cemento a due piani al posto delle baracche di legno. Dei giardinetti qua e là. Ci condussero verso uno di questi blocchi. Seduti per terra davanti alla porta ricominciammo ad aspettare. Ogni tanto facevano entrare qualcuno. C'erano le docce, formalità obbligatoria all'entrata di ogni campo. Anche se si passava dall'uno all'altro più volte in un giorno, ogni volta bisognava passare per i bagni. Usciti da sotto l'acqua calda, si restava a battere i denti nella notte. I vestiti erano rimasti nel blocco e ci avevano promesso altri abiti. Verso mezzanotte ci dissero di correre. «Più in fretta!» urlavano i nostri guardiani. «Più in fretta correte e prima andrete a letto!» Dopo qualche minuto di folle corsa arrivammo davanti a un nuovo blocco. Il responsabile ci attendeva. Era un giovane polacco che ci sorrideva. Si mise a parlarci e, malgrado la nostra stanchezza, l'ascoltammo pazientemente. Compagni, vi trovate nel campo di concentramento di Auschwitz. Un lungo cammino di sofferenze vi attende, ma non perdetevi di coraggio. Avete già superato il pericolo più grande, la selezione. Ebbene, raccogliete le vostre forze e non perdete la speranza. Vedremo tutti il giorno della liberazione. Abbiate fiducia nella vita, mille volte fiducia. Cacciate la disperazione e allontanerete da voi la morte. L'inferno non dura in eterno. E adesso una preghiera, anzi un consiglio, che il cameratismo regni fra di voi. Siamo tutti fratelli e subiamo la stessa sorte. Sopra le nostre teste aleggia lo stesso fumo. Aiutatevi gli uni con gli altri, è il solo modo di sopravvivere. Ho parlato abbastanza visto che siete stanchi. Ascoltate, siete nel blocco numero 17. Io qui sono il responsabile dell'ordine. Ognuno può venire da me se ha da lamentarsi di qualcuno.
Questo è tutto. Andate a dormire. Due per letto. Buonanotte. Le prime parole umane. Appena ci fummo arrampicati ai nostri posti, un sonno pesante ci assalì. Il mattino dopo gli anziani ci trattarono senza brutalità. Andammo ai lavandini, ci vennero dati dei vestiti nuovi, ci fu portato del caffè nero. Lasciammo il blocco verso le 10 per permettere la pulizia. Fuori il sole ci riscaldò. Il nostro morale era assai migliore. Si incontravano amici, si scambiava qualche parola, si parlava di tutto, tranne che di coloro che erano scomparsi. L'opinione generale era che la guerra era sul punto di finire. Verso mezzogiorno ci portarono della minestra, una scodella di zuppa per ciascuno. Benché attanagliato dalla fame, io rifiutai di toccarla. Ero ancora il bambino viziato di prima. Mio padre inghiottì la mia razione. All'ombra del blocco facemmo una piccola siesta. Doveva aver mentito l'ufficiale dell'SS della baracca fangosa. Auschwitz era proprio una casa di riposo. Nel pomeriggio ci misero in fila. Tre prigionieri portarono un tavolo e degli strumenti chirurgici. Con la manica del braccio sinistro tirata su, ognuno doveva passare davanti alla tavola. I tre anziani, ago alla mano, ci incidevano un numero sul braccio sinistro. Io diventai A7713. Ormai non avevo più altro nome. Al crepuscolo l'appello. I comandi di lavoratori erano rientrati. Vicino alla porta l'orchestra suonava delle marce militari. Decine di migliaia di detenuti stavano in fila mentre le SS verificavano il loro numero. Dopo l'appello, i prigionieri di tutti i blocchi si sparsero alla ricerca di amici, di parenti, di vicini arrivati con l'ultimo convoglio. I giorni passavano. Al mattino caffè nero, a mezzogiorno zuppa. Il terzo giorno mangiavo già con appetito qualunque zuppa. Alle 6 del pomeriggio l'appello, poi un po' di pane e qualcos'altro, alle 9 a letto. Eravamo già da 8 giorni ad Auschwitz. Durante l'appello, mentre aspettavamo soltanto il suono della campana che doveva annunciarne la fine, sentii a un tratto qualcuno passare fra le file e domandare: «Chi è di voi, Wiesel di Siget?» Colui che ci cercava era un ometto con gli occhiali, dal volto rugoso e invecchiato. Mio padre gli rispose: «Sono io, Wiesel di Siget.» L'ometto lo fissò a lungo, strizzando gli occhi. «Non mi riconoscete?» «Sono vostro parente, Stein.» «Già dimenticato?» «Stein, Stein, di Anversa, il marito di Reitzel.» «Vostra moglie era la zia di Reitzel.» «Ci scriveva spesso, e che lettere!» Mio padre non l'aveva riconosciuto. Doveva averlo appena conosciuto perché era sempre immerso fino al collo negli affari della comunità e molto meno in quelli della famiglia. Era sempre altrove, perduto nei suoi pensieri. Una volta una cugina era venuta a trovarci a Siget. Stava da noi e mangiava alla nostra tavola da 15 giorni quando mio padre notò la sua presenza per la prima volta. No, non riusciva a ricordarsi di Stein. Io l'avevo riconosciuto perfettamente. Avevo riconosciuto Reitzel, sua moglie, prima che partisse per il Belgio. Lui continuò a parlare. Mi hanno deportato nel 1942. Ho sentito dire che un trasporto era arrivato dalla vostra regione e sono venuto a cercarvi. Pensavo che forse avreste avuto notizie di Reitzel e dei miei due bambini che sono rimasti ad Anversa. Io non sapevo nulla di loro. Dopo il 1940 mia madre non aveva ricevuto neanche più una lettera, ma mentì. Sì, mia madre ha ricevuto notizie, Reitzel sta bene, e anche i bambini. Lui piangeva di gioia, avrebbe voluto restare di più, avere più dettagli, imbeversi di buone notizie. Ma una SS si avvicinava e dovette andarsene, gridandoci che sarebbe tornato il giorno dopo. La campana annunciò che ci si poteva sciogliere. Andammo a cercare il pasto della sera, pane e margarina. Io avevo una fame terribile e inghiottii subito la mia razione sul posto. Mio padre mi disse: «Non bisogna mangiare tutto insieme, anche domani è un giorno.» E vedendo che il suo consiglio era arrivato troppo tardi e che della mia razione non restava più nulla, la sua non la intaccò neppure. «Non ho fame», disse. Restammo ad Auschwitz 3 settimane. Non avevamo nulla da fare. Dormivamo molto, il pomeriggio e la notte. L'unica preoccupazione era quella di evitare le partenze, di restare lì il più a lungo possibile. Non era difficile, bastava non iscriversi mai come operaio qualificato. La manovalanza la conservavano per la fine.
All'inizio della terza settimana il nostro capoblocco venne destituito perché giudicato troppo umano. Il nuovo capo era feroce e i suoi aiutanti dei veri mostri. I giorni buoni erano passati. Ci si cominciava a chiedere se non fosse meglio lasciarsi designare per la prossima partenza. Stein, nostro parente di Anversa, continuava a venirci a trovare e ogni tanto portava con sé una mezza razione di pane. Tieni, è per te, Eliezer. Ogni volta che veniva le lacrime gli si colavano sulle guance, si rapprendevano, si gelavano. Spesso diceva a mio padre, sorveglia tuo figlio, è molto debole e maciato. Sorvegliatevi bene per evitare la selezione. Mangiate qualunque cosa in qualunque momento, divorate tutto ciò che potete. I deboli non durano molto qui. E lui stesso era così magro, così maciato, così debole. La sola cosa che mi mantiene in vita era solito dire, e sapere che Ryzel vive ancora, e così i miei piccoli. Se non fosse per loro non resisterei. Venne verso di noi una sera, il volto luminoso. Un trasporto è appena arrivato da Anversa. Andrò a trovarli domani. Avranno senz'altro delle notizie. Se ne andò. Non dovevamo più rivederlo. Aveva avuto notizie. Notizie vere. La sera, sdraiati sui nostri giacigli, cercavamo di cantare qualche melodia chassidica e Akiba Drummer ci spezzava il cuore con la sua voce grave e profonda. Alcuni parlavano di Dio, delle sue vie misteriose, dei peccati del popolo ebraico e della liberazione futura. Io avevo smesso di pregare. Come capivo, Giobbe, non avevo negato la sua esistenza, ma dubitavo della sua giustizia assoluta. Akiba Drummer diceva, Dio ci mette alla prova. Vuole vedere se siamo capaci di dominare i cattivi istinti, di uccidere in noi Satana. Non abbiamo il diritto di disperare. E se egli ci castiga spietatamente, è segno che tanto più ci ama. Hashginud, versato nella Kabbalah, parlava invece della fine del mondo e della venuta del Messia. Solo ogni tanto, in mezzo a queste chiacchiere, un pensiero mi ronzava nella mente. Dov'è la mamma? In questo momento. E Zipporah. La mamma è ancora una donna giovane, disse una volta mio padre. Deve essere in un campo di lavoro. E Zipporah non è già una ragazza. Anche lei deve essere in un campo di lavoro. Come avremmo voluto crederci? Facevamo finta. E se l'altro, almeno lui, ci credeva. Tutti gli operai qualificati erano già stati mandati in altri campi. E noi non eravamo più che un centinaio di semplici manovali. È il vostro turno oggi, ci annunciò il segretario del blocco. Partirete con i trasporti. Alle 10 ci venne data la razione quotidiana di pane e poi una decina di SS ci circondarono. Al cancello la scritta Il lavoro rende liberi. Ci contarono ed ecco che eravamo in piena campagna, sulla strada assolata, in cielo qualche piccola nuvola bianca. Si marciava lentamente. I guardiani non avevano fretta. Noi ce ne rallegrammo. Attraversando i villaggi, parecchi tedeschi ci guardavano senza stupore. Probabilmente avevano già visto simili processioni senza scandalizzarsi. Per strada incontrammo delle giovani tedesche. I guardiani si misero a stuzzicarle. Le ragazze ridevano, felici, si lasciavano abbracciare, solleticare e scoppiavano a ridere. Ridevano tutti, scherzavano. Si lanciavano parole d'amore per un buon tratto di cammino. Durante quel tempo, noi almeno non dovevamo subire né urla né colpi. Dopo 4 ore arrivammo nel nuovo campo, Buna. Il cancello di ferro si rinchiuse dietro di noi. Il campo aveva l'aria di aver subito un'epidemia. Vuoto e morto. Soltanto qualche detenuto ben vestito passeggiava fra i blocchi. Ovviamente ci fecero prima passare per le docce. Il responsabile ci raggiunse lì. Era un uomo forte, ben piantato, con le spalle larghe, collo di toro, labbra grosse, capelli ricci. Dava l'impressione di essere buono. Un sorriso brillava ogni tanto nei suoi occhi blu cenere. Nel nostro convoglio c'erano dei bambini di 10-12 anni. L'ufficiale se ne interessò e ordinò che si portasse loro qualcosa da mangiare. Dopo che ci furono dati dei nuovi abiti, fummo sistemati in due tende. Bisognava aspettare che ci inserissero in un comando di lavoro e dopo saremmo passati in un blocco. La sera i comandi di lavoro rientrarono dai cantieri. Appello.
Noi ci mettemmo a cercare conoscenti, a interrogare gli anziani per sapere quale comando fosse il migliore, in quale blocco bisognasse cercare di entrare. Tutti i detenuti erano d'accordo col dire: Buna è un ottimo campo, si può resistere. L'essenziale è non venire destinati al comando edilizio, come se la scelta dipendesse da noi. Il nostro capotenda era un tedesco. Volto d'assassino, la blecarnose, mani simili alle zampe di un lupo. Il vito del campo non lo aveva certo indebolito. Era molto, se grasso com'era, riusciva a muoversi. Come il capo del campo, anche lui amava i bambini. Subito dopo il nostro arrivo, aveva fatto portare loro del pane, della zuppa e della margarina. In realtà, questa attenzione non era disinteressata. I bambini erano qui oggetto fra gli omosessuali di una vera e propria tratta, come appresi più tardi. Poi ci annunciò: Resterete con me 3 giorni in quarantena, poi andrete a lavorare. Domani visita medica. Uno dei suoi aiutanti, un ragazzo dagli occhi di canaglia e dal volto duro, mi si avvicinò. Vuoi far parte di un buon comando? Certo, ma a una condizione, voglio rimanere con mio padre. D'accordo, disse. Ci penso io, per una piccolezza. Le tue scarpe. Io gliele rifiutai. Era tutto ciò che mi restava. In più ti do una razione di pane e un pezzetto di margarina. Le scarpe gli piacevano, ma io non gliele volli cedere. Mi furono ugualmente tolte più tardi, e questa volta in cambio di nulla. Visita medica all'aria aperta alle prime ore del giorno, davanti a 3 medici seduti su una panca. Il primo non mi auscultò molto. Si accontentò di chiedermi: Stai bene? Chi avrebbe osato dire il contrario? Il dentista invece sembrava più coscienzioso, mi ordinò di spalancare la bocca. In realtà non cercava di vedere i denti cariati, ma i denti d'oro. Se qualcuno aveva dell'oro in bocca, scrivevano il suo numero in una lista. Io avevo una corona. I primi 3 giorni passarono rapidamente. Il quarto giorno all'alba, mentre eravamo davanti alla tenda, apparvero dei capò. Ciascuno si mise a scegliere gli uomini che gli piacevano. Te, te e te. Indicavano col dito come si sceglie una bestia o una mercanzia. Noi seguimmo il nostro capo, un giovinotto. Ci fece fermare all'entrata del primo blocco, vicino alla porta del campo. Era il blocco dell'orchestra. Entrate, ordinò. Noi eravamo sorpresi. Cosa avevamo a che fare con la musica? L'orchestra suonava una marcia militare, sempre la solita. Decine di comandi partivano verso i cantieri al passo. I capo scandivano Sinistres, sinistres! Ufficiali dell'SS, carta e penna alla mano, scrivevano il numero degli uomini che uscivano. L'orchestra continuò a suonare la stessa marcia fino al passaggio dell'ultimo comando. Il direttore fermò allora la sua bacchetta, l'orchestra si bloccò di colpo e il capo urlò: In fila! Ci mettemmo in fila di 5 con i musicisti. Uscimmo dal campo senza musica, ma sempre al passo. Avevamo ancora negli orecchi gli echi della marcia. Sinistres! Sinistres! Cominciamo a parlare con i nostri vicini musicisti. Erano quasi tutti ebrei. Juliet, polacco, occhiali e un sorriso cinico su un volto pallido. Lui, che veniva dall'Olanda, violinista apprezzato. Si lamentavano perché non gli lasciavano interpretare Beethoven. Gli ebrei non avevano il diritto di suonare musica tedesca. Hans, giovane berlinese pieno di spirito. Il caposquadra era un polacco, Franek, già studente a Varsavia. Juliet mi spiegò. Noi lavoriamo in un deposito di materiale elettrico, non lontano da qui. Il lavoro non è molto difficile né pericoloso. Ma Idek, il capo, ogni tanto ha degli accessi di follia e allora è meglio non trovarsi sulla sua strada. Hai buone speranze, piccolo, disse Hans, sorridendo. Sei capitato in un buon comando. 10 minuti dopo eravamo davanti al deposito. Un impiegato tedesco, civile, il Meister, ci venne incontro. Non fece molta più attenzione a ciascuno di noi che un commerciante a una partita di stracci vecchi. I nostri compagni avevano ragione. Il lavoro non era difficile. Seduti per terra dovevamo contare dei bulloni, delle lampadine e dei sottili elementi elettrici. Il capo ci spiegò in lungo e in largo la grande importanza di quel lavoro, avvertendoci che chi si fosse mostrato ozioso avrebbe avuto a che fare con lui. I miei nuovi compagni mi rassicurarono: Non temere, deve dirlo perché è un Meister. C'erano pure numerosi civili polacchi e anche alcune francesi. Le donne salutarono con gli occhi i musicisti. Franek, il caposquadra, si mise in un angolo. Non ti stancare, non ti affrettare, ma fai attenzione che non hai sesso e non ti sorprenda. Capo, avrei dovuto essere vicino a mio padre. D'accordo, tuo padre lavorerà qui, accanto a te.
Eravamo fortunati. Due ragazzi vennero aggiunti al nostro gruppo, Jossi e Tibi, due fratelli cecoslovacchi, i cui genitori erano stati sterminati a Birkenau. Vivevano anima e corpo l'uno per l'altro. Diventarono presto miei amici. Essendo appartenuti un tempo a un'organizzazione giovanile sionista, conoscevano una grande quantità di canti ebraici. Così ci capitò di canticchiare dolcemente arie che evocavano le calme acque del Giordano e la maestosa santità di Gerusalemme. Spesso parlavamo della Palestina. Anche i loro genitori non avevano avuto il coraggio di liquidare tutto e di emigrare quando erano ancora in tempo. Decidemmo che se ci fosse stato concesso di vivere fino alla liberazione, non saremmo rimasti un giorno di più in Europa. Avremmo preso la prima nave per Haifa, sempre perduto nei suoi sogni cabalistici. Achim Adruber aveva scoperto un versetto della Bibbia che, tradotto in cifre, gli permetteva di preannunciare la liberazione per le prossime settimane.